Beh, il blog è nato per caso nel 2005 su iniziativa di questo simpatico ragazzo accanto a me, che è Alessandro, che ha creato questo blog per sorridere sulla contemporaneità, ma senza alcuna pretesa, diciamo così, di fare di avere un fenomeno collettivo come in realtà è successo. Poi quello che non ci potevamo aspettare è che è arrivata la gente a inviare battute di satira, battute in molti casi molto belle. Noi abbiamo cominciato a pubblicare le battute dei lettori, e questa cosa qui si è allargata fino ad arrivare ai grandi numeri di oggi. Il libro è Spinoza, un libro serissimo, perché Spinoza è un blog serissimo, e quindi anche il libro è un libro serissimo. Contiene 240 pagine di battute, in larga parte inedite, quindi non sono passate sul blog Spinoza, in ultima parte, sono ordinate in maniera cronologica, diciamo, dell'ultimo anno, ma a partire dalle elezioni 2008, che sono un po' state l'esplosione del blog Spinoza con la vittoria di Berlusconi alle elezioni. Si chiama Spinoza perché Spinoza era un filosofo olandese di origini forse portoghesi. È un filosofo che è stato scomunicato da ogni dove. Il testo della scomunica è bellissimo, perché che sia maledetto tutto quello che tocca, tutte le persone che incontra. E lui poi aveva una impostazione della sua filosofia che era bellissima, proprio eticamente bellissima. E invitava a guardare la vita sorridendo anche. Il Papa in visita a Torino renderà omaggio a uno dei misteri più incomprensibili e affascinanti della storia dell'uomo, l'elezione di Roberto Cota. Per la visita di Ratzinger, già consacrate 30.000 ostie, si sa, il viaggio mette fame. E la maggioranza ripropone il lodo Alfano con un testo semplificato: voi a lui non lo processate. Il petrolio è arrivato in Louisiana, ora toccherà bombardarla, per parlare della marea nera che tocca gli Stati Uniti. Primo maggio si festeggia il lavoro per tenerne vivo il ricordo. Si è dimesso Scajola, stavolta senza spargimenti di sangue, e altre cose che appunto potete trovare sul libro Serissimo. Abbiamo messo le corna a Spinoza perché, come vedete dalla copertina del libro, può rischiare di sembrare un saggio di filosofia, e volevamo che desse in qualche maniera mostra di essere un libro divertente. Le corna sono quelle originali di Silvio Berlusconi, che fece a un meeting dei ministri degli esteri, e le abbiamo montate sopra l'effigie di Spinoza.